Il nostro caro Israel Hance fu il braccio destro niente meno che di Barba Nera e tra l'altro anche uno dei pochi della sua ciurma di cui il nostro buon Edward Teach sembrava fidarsi. Infatti, fu il primo a cui affidò il comando di una delle navi al seguito della sua flotta che stava costruendo. Nonché gli diede anche il comando della nave di Stede Bonnet quando quest'ultimo ebbe la poco brillante idea di unirsi a Barbanera in consorzio. Per i dettagli, però, direi di rimandare un po' i nostri ascoltatori all'episodio che abbiamo dedicato sia a Barbanera sia a Stede Bonnet, insomma. Anzi, Danilo, scusami se colgo ogni occasione per citare il nostro povero Bonnet, ma lo porto nel cuore perché, poverino. Comunque, tornando a Israel Hance, non solo fu un quartiermaster di primo piano nella storia della pirateria, ma proprio per Barba Nera, e fu anche un comandante molto affidabile e nonché un complice di malefatte varie. Pensa che nel momento in cui Teach, sul finire della carriera, decise di mollare tutti, prendersi un perdono reale e dividere il malloppo con meno gente possibile, fu proprio Hans che lo aiutò in questo piano e lo fece riuscire. E in effetti lo aiutò a fregare un bel po' di membri dell'equipaggio che si trovavano sparsi per isole disabitate. Vabbè. C'è anche poi da dire che Barbanera non sembrò ricambiare molto tanta lealtà, visto che gli sparò un colpo in un ginocchio che rese Enzo un invalido a un certo punto, ma pare che sta cosa sia successa per errore durante la battaglia finale contro Robert Miner, e l'abbiamo pure citato. Ecco, vedi. Vabbè. Comunque bisogna anche notare che Israel Hance non solo sopravvisse al suo capitano, ma testimoniò contro di lui dopo la cattura, non tanto per mettere nei guai Barbanera, magari, perché comunque era già morto in quel momento, ma il governatore Eden della North Carolina, che si ritrovò sotto quello che oggi chiameremo impeachment, visto che se la faceva coi pirati. Comunque, non sappiamo cosa ne fu di Hans dopo questi avvenimenti. Lui non fu condannato grazie alla testimonianza, prese un'amnistia, però non poteva passarsela troppo bene, visto che il tesoro di Barbanera se l'era preso la marina inglese e lui comunque era rimasto zoppo per quella famosa pallottola del capitano. La storia generale dei pirati sostiene che sia morto chiedendo l'elemosina a Londra, ma è una cosa da prendere un po' con le molle, visto che il fantomatico Charles Johnson, che scrisse la storia generale dei pirati, quando non sapeva come concludere la vita di un pirata, diceva che moriva chiedendo l'elemosina. È Quindi, vero. insomma, è un po' una cosa così. Sì, Beh, e tu dici che c'era anche un intento, mi dicevi un'altra volta, c'era un intento moraleggiante anche di questo esatto. libro, di dire il pirata L'ideale finisce di male. questo libro è che se fai il pirata o muori male oppure muori male e in miseria. Ecco, comunque.